cosa, o meglio chi, mi spinse quel tardo pomeriggio ad imboccare quella fredda e solitaria via. Ancora oggi non me lo so spiegare. Io, con in mano il mio regalo, ben impacchettato, talmente tanto colorato che il bel rosso del fiocco strideva con il grigiore dei muri delle case, edifici che puzzavano di putrido, cornici di legno marce, ombre che scrutavano nell'ombra. Camminavo in fretta verso la fine di quel raccapricciante tunnel. Dietro di me l'eco dei miei passi rapidi che mi seguivano spaventosamente. Improvvisamente mi si parò davanti un'enorme costruzione, in stile vittoriano. Ce ne stava lì, rannicchiata all'ombra di maestosi secolari, mostri che volgevano al cielo le loro braccia. Dalle grondaie colavano gomitoli di muffa verde. Il mio sguardo si congelò su una scritta: TIP, Pediatric Intensive Care. Si alzò una brezza e con lei arrivarono grida di morte, echeggiavano nella mia mente. Il freddo penetrava nella mia pelle, saturandola di ghiaccio. Poche luci accese lassù, al quinto piano. Sagome indistinte ombreggiavano le finestre. Decisi di entrare. Man mano che salivo, le ragnatele della realtà si dissolvevano. Mura prive di vita, nude, fredde, tetre, morte. Arrivai al quinto piano. Succhiavo aria gelida contro la volontà del mio corpo. Ovunque guardassi, vi erano lette enormi in cui giacevano scheletrici e minuti corpicini, lì, stesi nei loro letti bui, indifferenti alla vita che scorreva. Sentivo su di me i loro sguardi gelidi. Mi trovai davanti ad una stanza. La porta era socchiusa. La targhetta indicava Lucy e KJ. Il cognome e le loro date di nascita erano state cancellate. Un pallido bagliore proveniva dal monitor ancora acceso. Mi avvicinai, nascosto da un ammasso di lenzuoli in stracci, una bambina, con i capelli biondi e le lunghe trecce, immobile, quasi esanime. Fui scosso da un terrore che mi sigillò nelle vene. Lei improvvisamente aprì gli occhi pieni di vita, a differenza del suo corpo. Luccicavano come diamanti al buio. Mi osservava, non so se con dolcezza o con una nota di rimprovero. Una vocina flebile si affacciò dalle sue labbra. «Ciao, hai visto la mia mamma?» Volevo scappare, ma le gambe sembravano pietrificate, i piedi incatenati da invisibili radici. Poi, di nuovo, «Ciao, hai portato la mia mamma?» Non sapevo cosa rispondere, poi mi feci coraggio. Ora non poteva, mi ha detto che arriverà più tardi. Sbarrò le pupille spaventata, sembrava quasi volesse sbranarmi. Poi, disperata, mi implorò di cercare Kay. Non poteva permettere che venisse la mamma e non lo trovasse nel suo lettino. Mi indicò una minuscola barella, nascosta dietro una lurida tenda grigia. La scostai, steso, esanime, vi era il corpicino di un ragazzo. Sopra il suo immobile torace, ben piegati, un paio di jeans, una maglietta con la scritta K in maiuscolo, un paio di calzini e un cappellino degli Eagles. Sulla fronte una profonda cicatrice. Mi girai verso la bambina. «Kay è qui, sta dormendo». «Non è vero, non è vero», rispose. «Verrà la mamma e non lo troverà. Piange così tanto ultimamente, poverina». Non so come, ma alzò il suo scheletrico braccio e mi indicò la finestra. «Lui è là, là fuori, vuole sempre giocare e mi lascia qui sola. La mamma non vuole, si farà male e poi la mamma piangerà di nuovo». Mi affacciai alla finestra. I coni arancioni dei lampioni illuminavano un piccolo parco giochi. Anche i fiori si rifiutavano di crescere lì. Solo è una piccola solitaria margherita. Chinava il capo al dondolio silenzioso di un'altalena abbandonata. Ma lì non c'era nessuno. Lei insistette. «Devi scendere, devi convincerla a scendere da lì, devi convincerla a tornare qui, qui da me». I suoi occhi erano così grandi e disperati che non potevo dirle di no. «Ok, va bene», le risposi. «Ora vado a prenderlo. A proposito, puoi custodire questo pacchettino?» «Sì, certo. Cos'è?» mi disse. Lacrime mi colavano dagli occhi. Con un soffio di voce dissi: «È un regalo. L'ho preso per te. Sai,
Oggi è la festa della mamma e ho pensato che tu volessi fare un bellissimo regalo alla tua mamma. Sorrise. Sì, una scatola di cioccolatini. Lei li adora. Raccolsi la mia giacca sulla sedia lì vicino. Il mio sguardo si posò sulla cartella clinica in fondo al letto. Lì c'era scritto Lucy James. Il sangue smise di correre sulle mie vene. Mi girai. No. Stesa su quel letto, ora, una donna, capelli biondi e lunghe trecce, in mano stringeva la mia scatola di cioccolatini con la scritta «Auguri, mamma». Sentì una mano gelida sulla mia spalla destra. Poi una voce lontana. «Signore, si sente bene?» Non risposi, non riuscivo. I miei occhi calamitati su quel viso femminile. Il mio cuore gridava, supplicava, chiedeva perdono. Ancora. «Signore, si sente bene, non può stare qui». La guardai. «Signore, come si chiama?» «Kay James», rispose. Prima di andarmene, diedi l'ultimo sguardo a quell'insolita struttura. Nel cartello non c'era più la scritta TAP, ma Mortuary.